Ma buongiorno Cuneo. Buongiorno Granda. Buongiorno. Una lavatrice questo weekend lungo di nuovo. Sì, uggioso tra l'altro. Uggioso, sì. Che tempo. Come state? È martedì. È difficile da dire perché non ci vediamo da un po'. Buona settimana, è martedì. Suona male. È un'altra settimana. Ce la facciamo suonare, dai. Mamma che va mia. Bene. Cosa avete combinato tra un granello di pioggia? Sì, un granello. Adesso piove, una sciacquata. Piove sabbia, va bene. Ah, sì. Allora, questa mattina parleremo di un audace 48enne che ha cercato di entrare nella villa di Berlusconi. Ah, ecco. Aveva le chiavi, il telecomando? No, infatti il casino sta proprio lì. Vabbè, poi parleremo di sabotatori di relazioni. Parleremo anche di buste paga dell'INAIL. Buste paga, cosa dici? No, se giri il foglio. Ma smettila! Ma che sei scemo. Sì, dell'ordo, del netto. Ma certo, del good, ma che stai di? Fate pare, ma allora. No, perché noi usiamo carta riciclata. No, ma non c'entra, cosa vuol dire? Oh, e poi... No, mi fai girare sotto il naso l'INAIL. Parleremo dell'INAIL. Ma no, non parliamo dell'INAIL, che tristezza. Del codice fiscale di Mariella. Poi parleremo di come ottenere l'energia dalla carta igienica, Paolino. Anche dalle buste paga. E qui entra in gioco l'INAIL, no, non è vero. Sì. Va bene, allora, la energia, carta igienica. Energia positiva. Dalla carta igienica. Ah, sì, insomma, buon positiva. Martedì, direttamente. Vabbè, al mercato ce ne andiamo dopo. Bene. Benissimo, sì. Bene ma non bene, benissimo. Ma non benissimo, sì. Bravo. Mese da reset, sì, vai. Chi c'è qua? Tasup, chi non vorrebbe ascoltare il Tasup? Famiglie intere. Di cosa parleremo questa mattina? Ah, già detto ma prima, fa venire... se sei disattento, cosa vuoi che ti dica? Bene, sì, allora... Sì. Cominciamo che è meglio, veramente. Vai, sì, lui ascolterebbe tagliamola. Solo Annalisa Imodà, no, no. Vabbè, è un limite suo, sì, poverino. Sì, ma se lo fa Annalisa va bene, vero? Con l'altro tono, senza autotune, almeno senza autotune. Questa te la passo, sì. Va bene. Il dizionario di questo qui, ma... sì. Ascolta, sì, eh? Ascolta, si allora, fa sera. Il 48enne parla... si fa sera. Donna Mariella. Sei ottimista. Andiamo parla avanti. Donna Mariella. Fino a questa Sto sera. Devo parlare con Nonno Aldo qua al telefono. Molto sì, bene, sì, lo benissimo. Salutiamo. Bene, il 48enne che ha cercato di entrare nella villa di Berlusconi. Voleva entrare a tutti i costi a Villa San Martino, sostenendo... San Martino il campanaro. Esatto, sostenendo con di essere ciocca. Il figlio. Il figlio, pensava di essere il figlio di Berlusconi. Gente che sta bene, ne abbiamo. Sì, sì. Vabbè. È successo la mattina del 26 aprile, ovviamente, ad Arcore, dove l'uomo, originario del Trentino ma residente a Bergamo, è arrivato a bordo della sua BMW davanti ai cancelli della villa di Berlusconi. Ed era talmente convinto, no, di fare sta cosa che ha persino ignorato l'alt dei carabinieri, che sono sempre di guardia davanti alla villa, perché insomma il cavaliere ha i carabinieri personali a cavallo, ecco, non lo so se sono a cavallo, però lui su un pony sono però... davanti alla villa e sì. ha provato persino a passare dal retro del cavallo della villa, ovviamente della villa, hai capito? Ecco, sì. Nel mentre gridava frasi sconnesse del tipo viva papà, la Juve! Papà, ma che viva la Juve! Ma se mai avrebbe detto viva altro, non sì, la Juve! Il Monza ormai. No, ma guarda, secondo me non avrebbe detto viva la squadra, ma comunque. Sì. Quando i carabinieri... Viva la biga! Esatto, hanno tentato... Se n'è arrivato. A cavallo, di una urlando biga. Viva la biga, certo, sì. Quando i carabinieri... Sono una biga, tra l'altro. Basta, per favore, basta. Già... Era vestito da romano. Ascolta, già l'immagine è brutta così. Noi l'abbiamo anche peggiorata. Stando ai fatti, sì. Quando i carabinieri... Ce n'erano di fatti? Hanno lui era quello fatto c'era più anche di Emilio tutti, Fede, certo. Proprio all'ingresso. Dicevo che quando i carabinieri... Hai visto Emilio Fede ultimamente? No, hanno com'è tentato strano. Di fermarlo. Sì, sembra un puzzle. Li ha pure aggrediti. Li ha aggrediti e quindi è stato arrestato, processato per direttissima, è stato condannato ai domiciliari, ma non casa di Berlusconi, no. Con l'obbligo di riprendere le cure psichiatriche che evidentemente aveva abbanato, ecco. Si era portato meglio due bonghi se non le abbandonava. E cantava bunga bunga. Ma poverino però, bunga gridava bunga. Papà papà, ma dai! papà. Esatto, è arrivato con la corazzata... Buongiorno Cuneo, buon martedì. Qua.
2 maggio. Bene, andiamo avanti. Parliamo dell'INAIL. No, parliamo L'INAIL. dei sabotatori di relazioni. Ecco, ne conosciamo. Ma no, in questo caso è un mestiere. Rovina famiglie proprio. I famosi famiglie. Esatto. Sì, rullo dei tamburo. Ma per... rullo dei tamburo. Sì, perché abbiamo solo uno. I rulli sono tanti, il tamburo è uno. È un rullante. Ecco, tamburo benissimo. Ne abbiamo solo uno. C'è crisi. È finito sto rullo, c'è crisi. No. Se il vostro matrimonio vi ha stancato 0171 698330, siamo qui Paolino per... che vi rovina la family. Allora, sì. Allora, se il vostro matrimonio vi ha stancato, non sa da fare, o volete mollare il vostro socio in affari, ecco, sempre 0171 vediamo 69... il consiglio che mi danno. Un altro rullo, socio. Doppio rullo. Dunque, vetro rotto, ma voilà. Non avete il coraggio di farlo? Ma c'è tutto stamattina. C'è tutto, sì, in sì. Giappone esiste una figura professionale, ecco, che lo fa per voi. Entri pure. Sì. Ecco, questi professionisti, in collaborazione con le agenzie investigative, sì, tramite il pagamento di un compenso, sì, beh, per forza, sono in grado di realizzare prove finte. Che vi finta. Fanno saltare il socio in affari piuttosto che la moglie. Moglie che ti volete. Fa saltare la moglie. Esatto. Se volete far no, saltare vostra moglie, 017169. Il matrimonio. Mandate pirla. Foto e curriculum. No, veramente. Perché non proprio tutte possono. Comunque, roba grossa, non cavolate. No, roba grossa. No, roba snella. Tradimenti. Debiti gravosi. O addirittura incursioni della mafia. Cioè, questi organizzano delle. Le robe cosa. Pazzesche, sì. L'onorario oscilla. Se cioè, tu vedi proprio come la tua busta paga, cioè, oscilla sì. Ma cosa c'entra la mia la busta paga? Per favore, allora lascia stare la mia busta paga. Sì. Allora, dicevo che l'onorario oscilla dalle poche centinaia di dollari alle svariate migliaia per i lavori ma più certo, complicati, ovviamente. Sì, no? Queste figure professionali sono molto richieste per sabotare i matrimoni, certo. Di più di tutti lavorano per quello. A volte flirtano anche sotto marito. Questi signori a volte flirtano sì. pesantemente con la moglie o il marito di chi li assume. O con tutte e due. Fino a far cedere la persona, hai capito? Infatti, no, ma così da poter... bravi. Così da poter dare una motivazione a chi non ha il coraggio di chiudere questa relazione. Se anche voi volete far tornare vostra moglie o la vostra fidanzata, no, telefonate. No, è per mollarla. Ma invece anche al contrario, tornare. Noi abbiamo un servizio anche al contrario. 017169. Così lei tornerà da lui praticamente. Sì, certo, da un altro torna se conosce te, guarda. No, ma anche dal primo. Il tutto ovviamente documentato da una certo. telecamera nascosta. Sì. Dove? Nell'elastico delle mutande. Ma no, è nascosta per sì. lì. Sai quant'è sì. la percentuale di successo? 95%. Sì. Funziona. Ecco. Ah, parla Mariella che è la quarta. Allora, ma senti, ma magari mettiamo la quarta. Va bene, allora. Dalla terza alla quarta. Ma passiamo oltre. Ecco, sì, ecco. A Beatrice Quinta. Come ottenere l'energia dalla carta igienica? Sì, ebbene dipende. Sì, ne ebbene sì. Tanta. Dalla carta igienica si può ricavare l'energia, caro sì, Paolino. Sì. Anche dalla cacca proprio. Lo ha affermato qualche anno fa un gruppo di chimici dell'università di Amsterdam sì. Che si erano fumati l'impossibile all'università. La carta igienica sporca. Vabbè. Che questi qua hanno trovato il modo di produrre energia dalla carta igienica installando direttamente in ogni casa un apposito generatore, una sì. cosa comoda. La carta igienica biogas, infatti è costituita per il 70-80% una tazza di fagioli. Vogliamo smetterla? Grazie. La carta igienica è costituita per il 70-80% da cellulosa, quindi è una preziosa fonte di carbonio, sì. dicono qui. È io qualcuna non di cellulite proprio. Nelle cosa c'è la cellulite? Che tristezza. La bruci. Proprio. Nell'esperimento, per prima sì. cosa, si è trasformata la materia organica in un gas con visto? Idrogeno, metano, certo. anidride carbonica e monossido di carbonio. Sì. È scoppiato il water. Ma quante ne sai, Paolino? È scoppiato il water. No, filtrato, sì. raffreddato e compresso il materiale. Sì. Il sedere, questo raffreddato. Il materiale. Questo solido. Viene fatto passare attraverso un reattore a sodio sì, ad alta pressione. Io ho un reattore, certe volte, un reattore, guarda. Sì. sì. A termo, questo punto nucleare. Lo zolfo organico sì. che schifezza viene trasformato in idrogeno solforato
che serve ad alimentare batterie elettrochimiche a ossido solido, no, capaci di generare energia elettrica con un'efficienza del 57% e con un costo di 20 centesimi per kilowattora. Pensa. Leclerc con la sua Ferrari, quando deve superare, scorreggia e via. Ma dai, ma che schifezza, ma ti prego. Secondo i ricercatori, con 10 tonnellate di carta igienica usata, si potrebbe generare energia per circa 6.400 abitazioni. Ma quante ne sai? Quante ne so? Perché insomma, mi documento, non è che l'ho inventato io. Bravissima, il generatore qua a fagioli. Che roba brutta. E dopo i fagioli, la fagiolata di Depeche Mode, proprio così. Uguale, c'entra moltissimo. Anche loro mangiano fagioli. E dobbiamo salutare. Siamo arrivati in chiusura anche questa mattina, l'appuntamento è per domani, ricordiamolo. Sì, se non c'è un altro ponte. Basta, ponti. Allora, tutti sti ponti. Sì. Bisogna andare a lavorare. A lavorare, bene. Barbù. Come barbù. Va bene, l'appuntamento è per domani mattina, rimanete con noi. Hasta la vista. Ciao. Ciao.